Allora, vediamo un po', mi sentite tutti? Se volete potete farvi vedere, non fate i timidi, eh? La Martina, dov'è? Non so se la cosa bella dei webinar è che non c'è bisogno del trucco e parrucco in certi casi, no? Allora. C'è, c'è stato il sold out, quindi stavo un attimo chiudendo le vendite, diciamo, i biglietti, perché appunto 100 sono andati via così, e quindi so che c'era qualcuno che non riusciva ad entrare, ecco. Ho visto Adriana Russiano in... Andiamo un po'. Intanto che entrano tutti, allora, ripeto, se potete farvi vedere è più bello, perché almeno, insomma, va bene il distanziamento sociale, però almeno se riusciamo a vederci, no? Allora, scrivete intanto, allora, ciao Valeria, ok, qualcuno ha già scritto, fantastico. Allora, sentite tutti, guarda, c'è Giulia Motta, che è la studentessa dell'Academy Yacht di Cernobbio, che mi dà una mano come host, poi c'è anche Luciano Manunta, rappresentanza dell'AIRA, l'Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza. Quindi mi aiuteranno un attimino, perché siamo in tanti, quindi so che state scrivendo. Allora, presentatevi pure, intanto scrivete il nome della struttura ricettiva di cui fate parte, perché guardando un po' i nomi, a parte i nomi o qualche numero di iPhone e cose di questo tipo, quindi è bello poi che rimanga traccia anche, insomma, di chi ha partecipato e di quali strutture ricettive fate parte, che così almeno anche dopo possiamo dare un'occhiata. Allora, potete aprire intanto, diciamo, anche il microfono, intanto che scrivete, diciamo, chi siete e la struttura ricettiva nella quale lavorate, o se siete un'azienda, insomma, la vostra realtà, ecco. Se siete mantenuti, scrivete che siete mantenuti, insomma, fa niente. Allora, buongiorno Diana, e lavoro come segretaria all'amoroso Hotel di Rimini. Abbiamo Rimini, Roberto Nicas, Hotel Lunetta e Martis Palace Roma. Ok, ciao. E allora, siete in tantissimi, vediamo un po'. Allora, speaker view. Ok, allora, così vi vedo un po' tutti. In tanti sono senza, diciamo, volto, mettiamola così. Abbiamo Luis Aguilar. Hola Luis, che tal? Abbiamo gente anche dalla Spagna, sappiatelo. Un evento international questo? E sta solo tu, Luis? O hai también José? Non se ti escucha. Buenos días, buongiorno. José Antonio no puede, tiene otra cosa importante, pero sí voy a estar yo representando Vale. l'Organizzazione Mondiale del Enoturismo. Vale. Cioè, abbiamo l'Organizzazione Mondiale dell'Enoturismo, mica pizza e fichi qua, eh? Luego te voy a traducir lo che significa pizza e fichi. Es una manera di bromear, para decir que tenemos gente también muy importante aquí, ¿no? No, Vale, no sono importante. Allora, poi abbiamo, buongiorno, abbiamo Anna Maria Otamistra al Milano, abbiamo Pilar, suppongo sia un nome spagnolo, Locanda Crocevia Santa Croce Trieste, Cinzia del B&B Dormita Mozzo di Bergamo, fantastica, c'è anche l'associazione Bed and Breakfast & Co. di Bergamo, con cui abbiamo collaborato un po' di tempo fa, Valeria del Room and Breakfast, provincia di Parma, da cui insomma sono stata di recente, specializzata nel mondo delle mountain bike fuoristrada, per i bikers, poi abbiamo Flavia da Podere e Benintendi. Ok, poi allora, vediamo un po'. Continuate pure a presentarvi nel frattempo. Gianluca, Hotel Amicizia Rimini, buongiorno, ben arrivato anche a te. Isabella, cameriere presso Nuovo Hotel in Carpi, fantastica. Abbiamo Dora Gulli di Smart Design Hotel insieme anche ad Antonella. Tra l'altro, poi vi farò vedere un po' di amici, media friends e aziende che diciamo hanno messo a disposizione degli omaggi per voi, no? E che troverete poi nell'ebook. Poi abbiamo Daniela, Front Office a Palazzo Balsamo a Pompei, fantastica location.
Poi abbiamo Adri, Adriana dell'Hotel Perù, della catena Ambient Hotels di Rimini. Grande Adriana, abbiamo fatto un po' di cose insieme a loro. Palazzo Marignano Hotel, ma abbiamo Giorgia. Buongiorno anche a te. Buongiorno. Buongiorno. Okay. E potete rispondere, nel senso non c'è nessuno che vi mette la multa, la penale qua, tranquilli. Allora, poi abbiamo Anna Maria, Hotel Mistral Milano. L'abbiamo già detto, scusa, mi va giù e su. Maria Concetta, quasi un'omonima, del Mary's Dream. Non senti come... Ah, salutato un attimo perché ha lo stesso nome di Adri. Poi abbiamo Lucia del Salento, B&B Corte delle Rosse, Villa Sitria, viva la Puglia, ok. Sappia, io sono no pugliese, quindi mi fa piacere che ci sia anche la Puglia. Poi abbiamo Daniela Signorelli, che stava usando il PC di una collega, sta dicendo, di Operazione Turismo Fiera Virtuale. Ah, ok, sì, infatti, conosco, infatti Stefania la conosco, buongiorno Daniela. Tina 40, docente accoglienza turistica IPSEC Olivetti Monza. In realtà questa roba qua è solo per strutture già avviate, perché poi alla fine fanno fare una cosa Scusate, se state lavorando, facendo altre cose, vi chiedo la cortesia di tenere il microfono muto, che così almeno non c'è casino. Diretta. Se no chiedo, chiedo a Giulia di ammutolire le persone che stanno sentendo nel frattempo. Abbiamo Massimo Colato, altro docente della Yacht Academy. Ciao Massimo, ben arrivato anche a te. Allora, poi abbiamo Gianluca Piemonte, vedo. Abbiamo Martina, una delle tutor e colonna importante anche lei della Yacht Academy. Buongiorno e benvenuta. Poi vedo qualcuno. Abbiamo Alessandro Di Lario, uno dei fantastici giovani albergatori di Federalberghi del gruppo GAR, di cui vi racconterò fra poco. Allora, poi vediamo. Fino a scritto, presentatevi pure nel frattempo, che così come se fossimo in una vera sala, mettiamola così, ci si fa un attimo, si fanno un attimo le presentazioni, mettiamola così. Poi abbiamo Valentina Rigamonti, Brianzola Doc, trasferita a Madrid, una mia carissima amica, grazie Vale per essere qui a fare da supporter. Poi abbiamo Daniela Carsana, abbiamo Giorgio, Dino De Ricci, anche lui in rappresentanza di Federalberghi, buongiorno Dino, dalla Puglia, se non sbaglio, almeno se sei in Puglia adesso, lui ha un albergo in Puglia, a Bari, se non sbaglio, Francesco Nigro, anche tu preparati Francesco, in rappresentanza dei giovani albergatori di Roma. Abbiamo Ivana Natali, Ivana ha un bellissimo agriturismo in Toscana, abbiamo Francesco Annibali, anche lui dei giovani GAR, grazie per essere presenti. Allora, chiedo a tutti di togliere, diciamo, il microfono gentilmente, se no sentiamo telefoni squillare e clienti che arrivano. Allora, Paola Cane, buongiorno Paola. Adesso intanto ho tolto un attimo lo schermo. Paola Cane, diciamo, l'ho intervistata, è una delle responsabili a livello di sicurezza alimentare. Diciamo, lei ha contribuito nella realizzazione delle linee guida sulla ristorazione Covid-19, quindi poi potrete vedere sul canale YouTube gli approfondimenti in questa materia e da lei, grazie a lei, ho preso una serie di spunti per parlare di alcune tematiche sulla colazione. La possibilità di, diciamo, partecipare al contest alla colazione, però non c'è qualcuno che vi chiedo la cortesia di togliere il microfono. Allora, siamo pronti per cominciare, così intanto ci siamo un attimo scaldati. Vi condivido un attimo lo schermo velocissimamente, così sappiamo un attimino indicativamente di cosa andremo a parlare oggi. Allora, condividi. Allora, magari abbiate un po' di pazienza che ho cambiato da poco il PC, quindi magari può essere che ogni tanto non trovi le cose, ma ce la posso fare. Ok, allora, vedete tutti il mio schermo?
Allora, immagino se scrivete pure di sì in chat, nel caso. Ivana, buongiorno, adesso ti vedo anche a te. Allora, questa qui, diciamo, è la copertina, insomma, quindi il motivo per cui siamo qua. Spero che nessuno di voi sia stato obbligato, siete tutti qui per vostra volontà. Allora, di che cosa andremo a vedere oggi? Allora, questi sono un po' i capitoli che troverete in questo ebook. Quindi andrete a scoprire un po' quali sono i viaggiatori ai tempi del Covid, quindi in questa presentazione di oggi vi racconterò un po' dell'escurso del perché è nato questo ebook, cosa è successo in questi mesi da marzo ad agosto, per poi iniziare a fare anche un po' di... ci sarà una sfida, un challenge, no? Quindi divertiamoci anche qui, e quindi prenderò almeno due persone di voi che proveranno un nuovo format, che è quello appunto che troverete all'interno dell'ebook, che è la ruota della Breakfast Experience attraverso i 5 sensi. Quindi i capitoli sono questi: i 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile riguardano il secondo capitolo, responsabilizziamo il team, che è una parte fondamentale, le tre regole d'oro per una breakfast experience di successo, le quattro tipologie di colazioni in sfida e l'ecosostenibilità, dove è finita. Poi, passando al settimo capitolo, la comunicazione della colazione ai tempi del Covid, offline e online. Capitolo 8, lo storytelling breakfast, quindi raccontare una colazione di successo attraverso i 5 sensi. Capitolo 9, strategie per trasformare gli ospiti in testimonial della colazione. E anche qui magari ci divertiremo un attimo, e qui voglio vedere un attimo se qualcuno di voi ha mai provato a fare questo tipo di esperimento. Qualcuno che ha già lavorato con me, sì, ok. Chi no, vediamo se è disposto anche qui a entrare in sfida. E poi, insomma, quindi c'è un capitolo conclusivo che è un po' il riassunto di tutti gli altri capitoli, più un messaggio mio personale. Non so se in questo momento è arrivata anche Giuliana Malaguti, che è la responsabile, diciamo, della comunicazione di Banco Alimentare. C'è tutta una... Ah, eccola, cara, ti ho vista adesso. C'è tutta una voglio dire, un storico. Che non so se qualcuno sta parlando con me o con qualcun altro. Facciamo così allora, un po' come se fossimo in aula. So che fa un po' strano questa cosa di una presentazione, è la prima volta anche per me, quindi non ho mai presentato un ebook tramite webinar, c'è sempre una prima volta. Quindi facciamo tale che voi vedete che c'è la possibilità di alzare la manina sul vostro Zoom. Quindi se vi chiedo a cortesia, se volete intervenire o che magari non faccio io la domanda e quindi non prendo qualcuno apposta, alzate pure la manina, così almeno ho la possibilità di vedervi, o magari Giulia mi aiuta se tra queste 100 persone riesce a vedere appunto qualcuno che alza la manina, quindi siccome non vi ho tutti e 100 insieme un po' macello. È entrato anche Francesco Guidulli, vedo qui in rappresentanza di Solidus, grazie mille Francesco per essere qui. Grazie a te Concetta per avermi invitato in rappresentanza dei 65.000 professionisti dell'ospitalità che ho l'onore di rappresentare. Un saluto ai tanti, vedo ospiti che sono collegati con noi in questo momento. Sono contento quindi di far parte di questa compagine. Ho letto velocemente il lavoro che hai fatto, ti faccio i complimenti, ce li siamo già fatti. È veramente interessante che in un momento così difficile si abbia la voglia di dare il proprio contributo a tutti i professionisti con delle cose così importanti, e certamente la colazione, il breakfast, come lo vogliamo chiamare, è uno degli argomenti importanti che proprio in questo momento epocale riveste un'importanza straordinaria, proprio perché ci dà la possibilità un po' a tutti, imprenditori e anche professionisti, di rimettersi in gioco, così come è scritto nelle prime righe, e soprattutto un po' da parte di tutti quanti a cercare di dare un contributo tangibile al nostro comparto, a fare in modo che si possa ritornare ad essere competitivi un po' ovunque, ovviamente fare come si deve il nostro lavoro. Io non voglio togliervi altro tempo, sono in movimento anch'io, quindi ho trovato una posizione di fortuna. Infatti non sono dentro un giardino, ma è un grande poster dietro di me,
e quindi vi lascio al vostro lavoro. Saluto Luciano Manunta, vicepresidente di Solidus e presidente di AIRA, meno la persona che in questo momento vedo, che conosco, quindi a tutti voi buon lavoro, buona giornata e mi raccomando, cerchiamo ognuno di noi di fare la nostra parte per far sì che il nostro settore sia sempre in alto e possa crescerne l'importanza, visto che in questo momento abbiamo capito e speriamo che gli altri abbiano capito quanto sia importante il comparto dell'accoglienza e della ricettività e del settore turismo in generale. Grazie a tutti, buon lavoro e a più tardi. Grazie mille Francesco per essere intervenuto, grazie ancora, ciao. Ok, quindi mi fa un sacco piacere che insomma Francesco sia riuscito a trovare giusto anche 2 minuti per essere presente, anche la sua presenza è davvero importante. E, quindi dicevamo, il perché insomma questo evento online, perché questo ebook e perché il 17, no? Quindi volevo farlo alle 17, anche qua però ho detto forse un po' troppo tardi, gli operatori magari non ci sono in quell'ora. E il 17 settembre, cioè il 17 mi piace molto perché si parla dei 17 obiettivi delle Nazioni Unite e qui magari adesso faccio intervenire, se c'è dietro le quinte, diciamo un attimo, Giuliana Malaguti, rappresentanza di Banco Alimentare. Purtroppo il nostro settore in pochi conoscono, diciamo, il 17. Lucia? Non me può. Scusate, ok. Giuliana, poi magari quando sei pronta ricompari che così ti prendo in causa. Innanzitutto... No? Ok, perfetto. Innanzitutto, per chi, io so che alcuni mi conoscono, vedo anche dei volti nuovi che non conosco, probabilmente non mi conoscono, non mi hanno mai vista, chi è questa, no? Quindi se siete un attimo d'accordo, diciamo, adesso ti faccio intervenire Giuliana, vi dico un attimo chi sono, perché sono qua, cosa faccio, no? Quindi magari per chi è la prima volta, scrivete pure nella chat prima volta, che così almeno so che mi rimane, diciamo, in la traccia che mi avete visto per la prima volta. Spero che non decidiate che sia l'ultima, comunque. Allora, io sono Concetta Demma, appunto, e ho fatto 38 anni quest'anno, ok, quindi non ho problemi a dire la mia età, e sono l'ideatrice del progetto un po' più ampio che si chiama Unconventional Hospitality, e nel 2015 sono uscita col primo format, che è quello dell'Unconventional Breakfast. Qualcuno di voi so che ha avuto modo già di sperimentarlo, ovvero la colazione del territorio adatta anche a quegli ospiti viaggiatori con stili alimentari diversi. Intendo anche esigenze o preferenze alimentari, che si tratti di vegetariani, vegani, celiaci, tolleranti al lattosio, sportivi o con religione diversa anche. Quindi dare delle esperienze non gastronomiche, diciamo anche di un certo livello, quindi uniche e indimenticabili anche per questi target qui, che non sono nicchie di mercato, in realtà io le chiamo masse di nicchia, mettiamola così. Nel 2015... che qualcuno è saltato. Nel 2015 questo progetto è stato premiato fra le 10 che esistono di successo in Expo 2015. Non ci hanno dato soldi, ma non è quello il problema, a livello marketing fa scena, mettiamola così, ok? E da lì, insomma, sono iniziati una serie di test, quindi testimonial, quindi abbiamo lavorato sia su Milano che poi su altre parti d'Italia, e sul canale YouTube ho trovato una serie di testimonianze. Che cosa porta tutto questo? Quindi l'attenzione verso chi ha esigenze alimentari diverse, o come io li chiamo gli unconventional guest. Sono specializzata non solo in questo tipo di target per la parte alimentare, ma anche quando si tratta di turismo responsabile e sostenibile. Sono stata per 7 anni la cofondatrice progettuale di Eco World Hotel, che è stato il primo gruppo di alberghi ecologici d'Italia, turismo sportivo, turismo pet friendly e turismo LGBT, quindi quello gay friendly. Diciamo che io le rappresento un po' tutti questi target, e quindi ho vissuto anche in Germania, e quindi tutte le varie diversità le ho vissute, mettiamola così, ok? Ed è per questo che in tutte le mie esperienze lavorative, dalla reception al tour operator, all'agenzia di viaggio, nei villaggi come mini club, nei ristoranti, guest relation, veramente le ho provate un po' tutte e sono diventata, diciamo, maniacale per quanto riguarda l'attenzione degli ospiti. Quindi io come operatrice, ma anche io come viaggiatrice e come colei che usufruisce anche dei vostri servizi fondamentalmente. E quindi sono
Non mi piace, non mi è mai piaciuto quando io vedo degli operatori che trattano con sufficienza e superficialità gli ospiti, qualsiasi esigenza o preferenza abbiano. E quindi ho sempre vissuto questa cosa male, no? Nel senso che, ma perché no? Quindi non ci sono ospiti di serie A o serie B. E quindi, diciamo, questo è il motivo per cui ci tengo così tanto a fare in modo tale che ci sia una cultura diversa. Quindi le persone che possono lavorare con me sono solo quelle aperte di mente, che hanno voglia di mettersi in gioco, di vedere le cose da un punto di vista e che vogliono fare la differenza. I risultati sono semplici per solamente per questa categoria, perché come tutte le cose c'è chi ottiene risultati e chi no. Quindi i risultati sono semplici. Si migliora la brand reputation, si ottimizzano i costi, gli ospiti sono più disposti a lasciare continuamente le recensioni positive, il team si responsabilizza e diventa anche più produttivo e creativo perché prende anche fiducia in se stesso. Quindi io uso un mix fra la formazione convenzionale, anche se di convenzionale non faccio nulla, ma la trasformo con alcune tecniche di mental coaching, mettiamola così, insomma, questo detto in modo molto semplice. Questo per farvi capire un attimino chi sono io, chi non mi conosce ancora. E, Giuliana Malaguti di Banco Alimentare, quindi io quelli di Banco Alimentare li conosco da diverso tempo, e lei ha fatto la prefazione e la ringrazio tantissimo perché mi ha scritto delle cose che mi hanno anche fatto emozionare qualche giorno fa, gliel'ho detto. E quindi perché innanzitutto 17 obiettivi e perché il discorso di sostenibilità, soprattutto in questo momento, è così importante. Quindi giusto 2 minuti, Giuliana, su questo, per la lotta allo spreco del cibo, in questo caso per quanto riguarda i buffet, ma non solo, ecco. Sì, grazie mille a te, Concetta, di averci coinvolti, di avermi dato l'opportunità di poterti apprezzare anche attraverso questa brevissima prefazione a questo tuo prezioso ebook. Velocissima, meno di 2 minuti. Penso che che conosciate tutti, almeno abbiate sentito parlare di questi 17 obiettivi di sviluppo sostenibili previsti dall'Agenda 2030. Che sono in sostanza un programma che è stato sottoscritto nel 2015 da 193 paesi che sono membri delle Nazioni Unite e che rappresentano una sorta di manifesto, un programma per ripensare e riporre le basi del nostro vivere su questo pianeta dal punto di vista ambientale, sociale, economico e per rendere la nostra vita oggi, a partire da oggi, più sostenibile a 360 gradi. Gli obiettivi sono 17, quindi è bello anche che se ne parli oggi, e vanno dal primo obiettivo che è sconfiggere la povertà all'ultimo obiettivo che è la partnership per gli obiettivi, e ogni obiettivo ha dei sottobiettivi. Banco Alimentare in particolare, che io rappresento, si colloca con la sua azione, che è un'azione di lotta allo spreco alimentare e di trasformazione di questo spreco in risorsa per le organizzazioni che sul territorio aiutano le persone e le famiglie in difficoltà attraverso l'azione delle strutture caritative, cioè quelle organizzazioni come le Caritas o le mense per poveri che offrono pasti o il pacco classico, pacco viveri mensile. Tra questi obiettivi ce ne sono diversi che sono stati toccati sia dal lavoro di Concetta, che oggi appunto condividiamo, ma poi sono obiettivi che ciascuno di noi nel suo quotidiano può in qualche modo contribuire a raggiungere. Faccio un esempio e ne prendo uno che è l'obiettivo 12 all'interno del quale si colloca la nostra azione e che tocca il tema della lotta allo spreco con il suo sottobiettivo che è il 12.3. L'obiettivo 12 è l'obiettivo che si propone di rivedere i nostri stili di consumo e di produzione in modo più responsabile, e il 12.3 è proprio l'obiettivo specifico sulla lotta allo spreco. Oddio, forse ho il video spento. Infatti, stavo dicendo. Ah, scusatemi, ho il video spento, vi chiedo scusa. Il 12.3 è proprio un obiettivo specifico che credo interessi tutti gli operatori del canale Horeca e della ricettività più in generale, perché laddove ci sono risorse a disposizione e risorse che vengono sprecate in qualche modo, l'impatto dello spreco oggi non è solo di tipo economico, ma l'impatto è anche ambientale, perché voi immaginate anche tutto il cibo che potrebbe essere consumato e finisce invece nelle discariche, è rifiuto speciale che genera poi tutta una serie di conseguenze sulla nostra, anche sulla nostra qualità di vita nelle discariche dove appunto si collocano per esempio tante metropoli. Chiudo dicendo che nell'ebook si parla proprio anche
di come addirittura con un unconventional breakfast, un breakfast organizzato secondo quelli che sono i suggerimenti, per esempio, che Concetta propone, sia possibile toccare 7 goal. Quindi io direi che c'è tanto da riflettere e tanto soprattutto da poter implementare, che è la cosa bella, secondo me, proprio dei suggerimenti che arrivano da questo ebook, che non è solo teorico, ma dice proprio come poi si possa concretamente lavorare nel nostro quotidiano per lavorare in modo più sostenibile. Grazie mille Giuliana del vostro appoggio e del vostro supporto. Tra l'altro, preparatevi perché c'è la possibilità, quindi per diciamo, tutti coloro che leggono l'ebook, ma anche per chi diciamo non l'ha ancora letto ovviamente, di candidarsi per raccontare la propria esperienza, quindi di quest'estate, di quest'anno, mettiamola così, su come voi avete, diciamo, siete stati attenti allo spreco del cibo, quindi ai tempi del Covid. Quindi adesso vedremo un po' che cosa è successo anche da questo punto di vista qui. Quindi se ritenete di aver fatto delle azioni, magari non lo sapevate, lo state scoprendo adesso che ne abbiamo parlato, benissimo, quindi magari scrivete io lotta allo spreco in chat, così magari ci ricordiamo e così magari potete candidarvi per essere video intervistati da me e anche nominati da Banco Alimentare, in modo tale che questo tipo di azioni di social e di comunicazione servono per essere una fonte di ispirazione per tutti i colleghi del nostro settore. Quindi attenzione, l'unica cosa in questo periodo sto notando, quindi una serie di albergatori che dicono ok, preferisco meglio il menù alla carte, che così diciamo non c'è proprio spreco. Quindi attenzione, perché si rischia, ok, va bene, andiamo verso, è più bello a volte con certe soluzioni sprecare meno, non sprecare proprio. Attenzione che dall'altra parte bisogna sempre considerare i desiderata degli ospiti, ok? Mettiamola così. Quindi tutto deve combaciare sostenibilità ambientale, economica e sociale, ok? Questi 3 punti sono fondamentali. E quindi come è nato questo ebook? Quindi che cosa è successo? Vi racconto proprio come tutta la verità, nient'altro che la verità. A marzo, quindi con il lockdown, quindi con gli arresti domiciliari, ci siamo trovati tutti a dire che facciamo qua, no? Quindi sono iniziati una serie di webinar infiniti, di cui cioè, io stessa sono stufa ormai, lo dico subito. No, però è stato molto interessante perché grazie a, diciamo, iniziato con Rinascita digitale, che qualcuno avrà sentito dire, quindi ho iniziato una serie di diciamo storytelling su Instagram e altre cose che mi hanno permesso di confrontarmi quindi con albergatori, ristoratori, aziende un po' da ogni parte, da ogni settore, e quindi sono nate delle nuove soluzioni, poi sentendo anche facendo formazione e consulenza anche a diverse tipologie di albergatori, sia alberghiero che extra alberghiero, e qui ringrazio ancora appunto quelli del GAR, i giovani albergatori di Roma, perché con loro si è iniziato a capire un attimino quali sono le preoccupazioni adesso, quali quelle del futuro, cosa dobbiamo fare, no? Quindi non c'erano ancora linee guida chiare, e quindi abbiamo provato a capire le 4 diverse colazioni, e da lì facendo una serie di esperimenti anche con il mondo del travel, quindi nel frattempo stavo anche seguendo un tour operator peruviano di turismo responsabile, quindi tra l'altro poi vedrete anche, diciamo, i loghi Responsible Travel Peru, con cui abbiamo iniziato a inventarci delle cose nuove, e insomma in questo periodo di crisi, mettiamola così, sono nate delle belle cose, e quindi la creazione di questo nuovo format, che poi vedremo insieme, faremo questa sfida in diretta, la ruota delle esperienze attraverso i 5 sensi. E questa ruota delle esperienze l'ho, diciamo, prima l'ho messa su a livello di destinazione turistica, di esperienze del territorio, e poi, diciamo, l'ho riadattata proprio al breakfast. E quindi, insomma, sono uscite una serie di preoccupazioni. Poi è arrivato giugno, e che cosa è successo? Quindi mi sono ritrovata, vi spiego proprio com'è andata, ero a casa dei miei genitori, e quindi mia madre mi fa: senti un po', noi ad agosto dobbiamo andare in Toscana, vogliamo vedere un agriturismo perché dobbiamo andare a un matrimonio, quindi fai qualcosa di utile e quindi chiama, prenota qualcuno, trovaci una sistemazione. Ho detto vabbè, ok, mi rendo utile, chiamo un agriturismo, quindi come tutti, insomma, guardo, do un'occhiata su Booking, cosa c'è, cosa non c'è, e chiamo direttamente e gli dico, insomma, non so se è qua presente, insomma, comunque è grazie a lui che ho avuto un attimino, cioè è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, no? In positivo e negativo, mettiamola così. E quindi ovviamente di formazione professionale gli ho chiesto
simpaticissimo e disponibilissimo davvero, quindi infatti poi i miei sono andati comunque da lui. E gli ho chiesto, ma senti un po', ma a livello di colazione come siete messi quest'estate, no? Quest'anno? E mi fa, colazione purtroppo, cioè dobbiamo dare le cose confezionate. Io, cosa? Ho detto, no, aspetta, cioè lì mi è... Ho avuto come una pugnalata, sapete quando dite no, cioè io mi ero già fatta i miei film sulla colazione con la marmellata, le cose tipiche, e invece no, mi ha smontato completamente. E quindi ho detto no, ma perché? Tra l'altro avevo da poco fatto la puntata sul webinar con Paola Cane per quanto riguarda la sicurezza alimentare, e quindi siccome tutti gli albergatori hanno detto ah no, il buffet non si può fare. Ma come non si può fare? Ma cioè Dio, ma sono solo io che so che il buffet si può fare, no? Quindi com'è sta questa? E quindi ho voluto approfondire la cosa e con Giulia Motta, nella rappresentanza quindi della studentessa che sta facendo lo stage con me dell'Academy, dello Yacht di Cernobbio, di cui c'è Martina appunto dal tutor adesso, e abbiamo detto Giulia, se vuoi Giulia fatti vedere anche tu, insomma non fare la timida. E ho detto qui dobbiamo fare un'operazione colazione anti-Covid, qui dobbiamo capire com'è la situazione in Italia. E quindi dove sei Giulia? Eccoti, ok. Magari fai un saluto. Ciao. Ok, in diretta da Brugherio. E quindi abbiamo fatto questa operazione qui per capire un attimino, telefonando, quindi che cosa succedeva. Vuoi un attimo raccontare tu due minuti che cosa hai chiesto agli albergatori? No. E fossimo stati diciamo in aula, vi avrei chiesto di farle un applauso di incoraggiamento. Dai, molto brevemente, comunque anche lei è una conventional guest, ovvero comunque lei veramente è intollerante sia al glutine che al lattosio, e quindi solitamente quando viaggia con le amiche mi ha raccontato che è un macello, quindi poi insomma quindi ha detto ovviamente guarda dovremmo prenotare, stiamo scegliendo la struttura in base alla colazione, scegliamo un po' cosa prenotare. E quindi abbiamo fatto questa ricerca in cui nella maggior parte dei casi, troverete comunque l'allegato nell'ebook, tutti rispondevano, molti rispondevano no, non si può fare quest'anno la colazione col buffet. Oh, mannaggia, non è possibile, no? E quindi mi ha detto no, dobbiamo fare queste indagini qui e quindi dobbiamo mettere diciamo delle soluzioni a supporto degli albergatori o comunque degli operatori del settore. E tra l'altro Giulia ha avuto modo anche di valutare il modo in cui viene risposto la disponibilità, la gentilezza, no? Diciamo da 1 a 10, il tono di voce e anche le varie opzioni che proponevano, ecco, quindi abbiamo valutato un po' diverse cose. La cosa interessante qui è che tuttora purtroppo tanti diciamo albergatori continuano, io ogni tanto continuo così a caso a chiamare, e dicono ancora che la colazione non si può fare quest'anno, la colazione non sa da fa. Nel libro troverete 6 falsi miti e quindi troverete una serie di diciamo anche idee e soluzioni per ogni falso mito. Tra i falsi miti, quindi la colazione non sa da fare, l'ho intitolato proprio così, gli altri miti, quindi ognuno pensava che magari c'è chi dice la colazione room service è la cosa migliore, così stanno rintanati per conto loro. Il box breakfast a un certo punto era di moda perché assolutamente uno fa colazione per conto suo, a distanza. Poi se c'è qualcuno che diceva no, la colazione è la carte, quindi la breakfast, il breakfast menu è la cosa migliore perché quindi la gente vede cosa vuole e noi glielo portiamo al tavolo. Ecco, attenzione, quindi io ho fatto delle esperienze dal vivo, quindi con i miei genitori e i miei nipotini, cioè a Pinerella di Cervia, piuttosto che poi sono andata anche per motivi lavorativi a Pescara e insomma ho girato un po' tra Emilia Romagna e Veneto, e vi posso dire appunto che il discorso 4 colazioni, magari anzi scrivetemi qua, quindi fra queste 4 colazioni, voi cosa state proponendo nel frattempo? Quindi colazione con diciamo buffet servito al tavolo, opzione numero 1. Scrivetemi invece poi chi, quindi numero 1 questo, quindi non c'è bisogno che scrivete tutto, opzione numero 1 io capisco, quindi capiamo tutti che si tratta di buffet con servizio al tavolo. 2, colazione con menu alla carte, quindi la carta colazione. 3, room service. 4, box breakfast. Se avete usato più soluzioni, quindi scrivete, non so, 1 più 2, 1 più 3, 1, 2, 3, 4. Quindi vediamo un po' cosa esce fuori qui oggi. E quindi all'inizio si pensava che il room service o magari
il box breakfast potesse essere soluzione migliore, ma poi, insomma, come appunto facendo una serie anche di sondaggi su Instagram, e troverete degli screenshot anche nel libro su questo, io ho fatto da subito delle indagini per capire, vediamo chi vince, facciamo questa sfida, quindi chiedevo sui social, ma tu ti piace di più avere il buffet con servizio al tavolo, o il room service, o il box breakfast, o il menu alla carta. Ebbene, insomma, ha sempre stravinto il buffet breakfast. E ovviamente c'è un motivo, ci sono dei motivi anche comportamentali e psicologici dietro, e di questo, ripeto, ne parlo sempre nell'ebook. Ok, qualcuno dice picnic breakfast, fantastico, ok. Qualcuno comincia a scrivere. Ok, il buffet, perfetto, buffet con servizio al tavolo. Ecco, attenzione, sono stati fatti una serie di errori e a volte anche degli orrori in alcuni alberghi, ripeto, alberghiero e resta alberghiero, quindi non c'è uno peggio o uno meglio. Quindi una serie di errori comuni, tali per cui la carta colazione, che dovrebbe essere lo strumento in teoria più efficace per, diciamo, valorizzare la vostra colazione e il vostro business, in realtà diventa anche un'arma a doppio taglio. Quindi vi faccio questo esempio su di me, la mia esperienza. Cosa è successo? Arriva il cameriere, ti dà questo foglio, quindi in molti casi è un foglio, può essere anche un bel menù, la carta, per carità, però se poi c'è scritto torta del giorno, quindi magari ti dicono devi scrivere quello che vuoi in quali quantità, torta del giorno, e quindi magari arrivo lì e dico ok, cioè, non c'è un buffet, quindi non vedo che cosa tu mi porterai, quindi c'è questa frustrazione da parte dell'ospite. E quindi dico va bene, ma cosa significa, cioè qual è questa torta del giorno? O vedo croissant. Che tipologia di questa, non so, al cioccolato, la marmellata, miele? Cioè, se non c'è il cameriere che me lo dice, sono io che devo richiedere ogni volta, quindi non va bene. Così come se mettiamo salumi e formaggi, vogliamo spiegare che tipo di salumi e formaggi diamo agli ospiti? Qui, diciamo, il fattore determinante è sempre il fattore umano, quindi io parlo molto, c'è molto questo focus sul personale, quindi il cameriere... O è un cameriere che, diciamo, non fa il portapiatti, dico io, ma è un portatore di cultura, comunque una persona che ci tiene agli ospiti. Quindi ci sono situazioni in cui mi è capitato di fare una domanda al cameriere, ovviamente ti guarda dietro la mascherina come per dire che cacchio mi stai chiedendo. Quindi attenzione, possiamo avere la colazione più buona, più figa, più spettacolare del mondo, ma se abbiamo il personale che poi non sa valorizzarle, facciamo cadere tutto, anche lì, diciamo... È una zappa sui piedi, no? Come dico io. C'è qualcuno che conosce già il format delle tre regole d'oro? Lo dico velocemente perché è importante che quando si costruisce una colazione di successo teniamo in considerazione queste tre regole. La prima, bisogna sapere trovare i giusti prodotti con i giusti fornitori. Ovviamente, se teniamo conto del requisito numero 17, che è quello che mi piace molto, quello delle partnership, e anche qui ritorna ancora in auge il numero 17, grazie al requisito numero 17 possiamo avere una serie di soluzioni che magari noi da soli non siamo in grado di reperire, per esempio. Immaginiamo i prodotti anche per chi ha esigenze alimentari particolari, se noi non possiamo farli o non vogliamo impegnarci più di tanto, ok, la domanda giusta che dobbiamo farci, ok, chi mi può aiutare per? Chi posso trovare nel territorio che mi può dare queste soluzioni che io in questo momento non ho idea? Quindi non fermiamo mai il nostro cervello al no, ma con la domanda aperta, come posso fare per e chi mi può aiutare per, risolviamo davvero un sacco di cose e troviamo un sacco di soluzioni. La seconda regola, quindi immaginiamo i prodotti come le nostre Ferrari, quindi noi dobbiamo scegliere i giocatori da mandare in campo, quindi le nostre Ferrari, le nostre macchine. La seconda regola d'oro è il personale, quindi la formazione e la motivazione, sempre con azione, mi raccomando, del personale. Quindi se io non ho i giusti giocatori, i giusti piloti che guidano queste macchine, con la giusta patente, magari anche qui... facciamo le cose a metà, mettiamola così. Oppure la Ferrari dobbiamo parcheggiarla perché non riusciamo a guidarla, ok? La terza regola d'oro è la comunicazione, quindi informazione e comunicazione sempre con azione, quindi passare all'azione, non stare fermi, non statici, e diciamo capire su quali piste diciamo far correre queste macchine. Quindi la comunicazione è importante sul buffet piuttosto che all'interno, offline, in loco, anche via mail, dove posso e in che modo valorizzare i prodotti. Attenzione perché per quanto riguarda il buffet, quindi non è vero che bisogna avere solo le cose confezionate, si possono avere le cose fresche, ma l'importante è che ci sia qualcuno, qualche operatore che serva l'ospite.
Lo dico, ci tengo sempre a dirlo, perché ho visto in queste situazioni, nelle situazioni ibride, tale per cui ognuno interpreta un po' a modo suo, quindi attenzione a non fare queste cose. Qui abbiamo poi Paola Cane, che insomma per quanto riguarda il discorso sicurezza alimentare ci può insegnare tantissimo. E ovviamente è importante la comunicazione sui social, quindi ho avuto una serie di, diciamo, albergatori che mi hanno anche contattato e mi hanno detto: guarda, da noi sono arrivati degli ospiti, alcuni in alcuni casi italiani, in alcuni casi stranieri, e ci hanno detto che sono stati prima in un'altra struttura ricettiva e sono rimasti delusi perché sul sito hanno trovato delle immagini, poi quando sono arrivati in struttura la situazione era tutt'altra, no? Un po' come quando uno vuole uscire con una persona che non ha mai visto, no? I famosi incontri sulle chat, nella foto è chissà cosa, poi lo incontri di persona e dice: Madonna mia, oddio, aiuto, scappo, ok? Quindi funziona così anche nelle aspettative degli ospiti per quanto riguarda la colazione. Quindi queste tre regole sono fondamentali, quindi sono il primo step. Andiamo poi ad analizzare quindi che cos'altro è successo in questi mesi, quindi tra i vari errori comuni. La cosa, diciamo che, tra l'altro per il discorso partnership, scusate, chiamo in causa Francesco Nigro, vediamo un po' dov'è, che ovviamente sono qui con voi e per voi. Vediamo se puoi comparire. Vediamo, eccomi qua. Ecco, salve a tutti. Perfetto. Francesco Nigro è in rappresentanza anche lui del GAR. E ti chiedo brevissimamente, tu mi hai raccontato una cosa bellissima quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, in merito al requisito numero 17, quello del partnership. Quindi so che tu hai, insomma, dopo aver, diciamo, analizzato una serie di soluzioni per le colazioni, è stato bello il fatto che comunque tu, a parte che hai accettato anche i voucher, ma poi hai fatto delle partnership interessanti. Quindi racconta un attimo brevemente anche tu questa cosa, vai. Che può essere sostanzialmente, attualmente sappiamo qual è la situazione, almeno negli alberghi di città. Il mio è un albergo di città. Pertanto abbiamo considerato interessante riuscire a integrare questa opzione del bonus vacanze. Ovviamente il bonus vacanze si caratterizza per avere un segmento di cliente che è diverso da quello attuale, da quello internazionale, ed è quello italiano. È un segmento che non solo necessita del pernotto, ma necessita anche della possibilità di cenare in albergo. Noi però non siamo strutturati in questo modo, quindi abbiamo fatto delle partnership con dei ristoranti nelle vicinanze, completamente vuoti in questo periodo, e insieme a loro riusciamo a dare un prodotto completo che include sia il pernottamento sia la cena, e quindi abbiamo creato questa sorta di collaborazione che rende molto felici i clienti e nel contempo permette a noi di far girare un po' il nostro lavoro, il business. Esatto, quindi anche qui mi hai detto l'importanza comunque di selezionare bene i par, perché avevi provato con un ristorante all'inizio che non ti ha dato soddisfazione e quindi non ha fatto vivere un'esperienza unica agli ospiti. Esatto, perché poi fondamentalmente il ristorante prosegue quello che inizia all'albergo, quindi non possiamo semplicemente coinvolgere un partner che gli dà un piatto e basta, ma deve trasportarlo in un'esperienza. Pertanto abbiamo avuto inizialmente dei problemi con un primo ristorante che magari, attenendosi esattamente a quello che era l'accordo, non dava quel bicchiere d'acqua in più o il bicchiere di vino in più, mentre poi abbiamo trovato un altro partner che invece non ha di questi problemi, accontenta il cliente, lo soddisfa, lo accompagna in un percorso enogastronomico anche, perché questo è quello che stiamo dando noi ai nostri clienti, e quindi adesso sono tutti contentissimi. Esatto, grazie mille Francesco, insomma, interessante anche questo tuo intervento. E scrivete anche nella chat nel frattempo chi ritiene di aver tuttora o comunque di aver fatto una colazione di successo da effetto wow. Vediamo un po' che cosa mi dite qui. Per effetto wow dico wow proprio, quindi magari i clienti vi hanno fatto appunto questi complimenti e magari non si aspettavano un certo tipo di attenzione, invece l'hanno trovato. Quindi adesso vediamo anche quindi il tipo di attenzione che bisognerebbe dare quindi agli ospiti. Quindi a volte mi ritrovo magari a discutere con colleghi, albergatori o comunque chi lavora anche al mondo della reception, e qual è il problema? Quindi il problema tempo, no? Io dico, quindi anche in queste ultime esperienze, perché non parliamo con i clienti, no? Con gli ospiti? E io vedo sempre in tutti questi anni di attività, c'è paura quasi a parlare con gli ospiti,
c'è paura nel chiedere feedback, quindi nelle cose, tra le cose che troverete, quindi anche in questo ebook, è come trasformare gli ospiti in testimoni della nostra colazione. Quindi grazie a questo, se vogliamo, diciamo, avere nuovi ospiti, quindi il fattore fiducia, il fattore sicurezza è importante, quindi attraverso questo tipo di strategia, quindi è una delle tante che potete trovare, quindi questa è una cosa veramente importante perché ci serve per dire agli altri che non ci hanno mai visto, non sono mai stati da noi, ok, c'è qualcuno che ci sta mettendo la faccia. Quindi addirittura quando io dico le video testimonianze, quindi alzate la mano un po', comunque scrivete quanto è difficile, no? Lo sappiamo benissimo, avere delle recensioni scritte positive, no? Quindi sui vari canali, quindi se secondo voi è difficile, scrivete pure difficile. Immaginate quando io vado nel settore recettivo e dico facciamo le video interviste, quindi trasformiamo gli ospiti in testimoni. Tutti, oddio no, ma stai scherzando, nessuno vuole fare le video interviste, no? Invece non è proprio così, dipende da come... Ops, cosa è successo? Dipende da come chiediamo. C'è qualcuno che col micro... Vediamo. Quindi c'è sempre qualcuno che ha voglia comunque di mettersi in gioco, di diciamo essere messo in luce, bisogno di importanza. Anche qui la piramide dei bisogni di Maslow ci aiuta a capire meglio queste strategie, il perché vengono fatte. E quindi c'è sempre il momento giusto, no? Ovviamente mai a stomaco vuoto chiedere le cose, perché non so chi di voi è come me, ma a stomaco vuoto io solitamente sclero, ecco, quindi divento abbastanza suscettibile, mettiamola così, ok? Così sono i nostri ospiti, quindi bisogna sempre trovare il momento giusto e il modo, quindi il come fa la differenza. Qui c'è Luis che dalla Spagna ci deve salutare. Muchas gracias, Luis, de verdad. In rappresentanza dell'Organizzazione Mondiale Turismo del Vino. Grazie ancora. Thank you very much. Thanks for having me. It's been interesting. It's been good. Good luck. Si ha sentito algo? Muy bien. Se no, te lo voglio explicar. Non ti preoccupes. Ciao, grazie, Luis. Ok. Stavo dicendo, Dio, mi sono persa. Qualcuno mi aiuti? Io cosa stavo dicendo? Ah, il testimone, scusate. Ok, grazie. No, quindi c'è il momento giusto per chiedere queste testimonianze. Scrivete un attimino, chi di voi ha mai chiesto esplicitamente una testimonianza o una video testimonianza agli ospiti? Vediamo un po'. Scrivete nella chat così vediamo un attimino. Nel frattempo poi si prepara anche Alessandro Di Lario, perché è uno di quelli che si è candidati per il challenge, per la sfida con la ruota delle esperienze, così facciamo un test e così vediamo un attimino come la racconta lui o la racconterebbe lui la colazione attraverso i cinque sensi. Nel frattempo vediamo un po', nessuno di voi ha mai, diciamo, provato a chiedere una video recensione agli ospiti? No, Diana ha scritto no. C'è qualcuno che l'ha mai chiesta? Valeria Bertoli no, ok. Video recensione no, Roberto Nì. C'è qualcun altro che ha chiesto un'altra, cioè la recensione in un video invece? Mettiamola così. Ho provato, Silvia ha scritto ho provato ma non in struttura. Gianluca mai capitato ma potrebbe essere una nuova geniale idea, assolutamente. Vi do uno spunto nel frattempo che... poi Alessandro, quando sei pronto, mi scrivi in chat, sono pronto, e così poi partiamo anche con te, facciamo vedere qualcosa. E poi vorrei che si preparasse, che mi scrivesse chi vuole candidarsi per il challenge, una donna, visto che abbiamo, insomma, adesso avremo Alessandro, una donna con una struttura magari extra alberghiera, se c'è, quindi che vuole provare a giocare, quindi only the brave, mettiamola così. Vediamo se c'è una donna che intanto si candida per il challenge con lo storytelling attraverso i cinque sensi. Vediamo un po', Gianluca, mai capitato, ok. Allora, vi do una dritta, quindi quando avete, ovviamente dovete cercare una persona che sia particolarmente entusiasta delle esperienze che ha fatto lì con voi, ma non solo della colazione in generale, no? Se l'ha fatta anche con il territorio, meglio ancora. Ah, ok, Alessandro ha dovuto andare via. Ok. Ok, Francesco, quindi tocca a te, per forza, va bene, fai tu da cavia, ottimo. Quindi una persona, può essere anche una coppia insieme, perché a volte dobbiamo anche comprendere che non tutti sempre da soli sono
portati a fare queste cose, nonostante ci siamo noi dietro che facciamo magari le domande, ecco, e loro rispondono. Quindi possiamo usare anche il gruppo, se sono un gruppettino di amici o di parenti familiari. Quindi andate lì e gli dite, per esempio, guarda, non so, Flavia, per esempio, guarda Flavia, so che, insomma, mi sembra che hai gradito la colazione, no? Quindi ovviamente ci avete già instaurato un tipo di rapporto prima, no? Non è, diciamo, un cliente freddo, mettiamola così. Quindi guarda, siccome in questo periodo soprattutto, diciamo, abbiamo bisogno di trasmettere un po' di fiducia, sai, il fattore fiducia e sicurezza agli ospiti, quindi siccome ci sono tante persone che ancora non ci conoscono, abbiamo deciso di nominarti nostra testimonial o nostra ambassador, vedete voi qual è il termine che vi piace di più, in questo caso potrebbe essere testimonial, e quindi se ti va, ti chiediamo semplicemente di, diciamo, farci una video intervista, quindi ti facciamo noi delle domande, quindi una cosa veloce, 30 secondi, un minuto, poi magari la gente parla e passano anche 3 minuti di video intervista, non se ne accorgono, ma va bene così. Quindi questa cosa qui valorizza e, diciamo, si trasmette il fattore importanza, facciamo sentire importante un ospite, e quindi dice, guarda, tu sarai nominato nostro testimonial, faremo questo video, lo mettiamo sui nostri social, ti tagliamo e così via, no? E quindi sei portatrice di, diciamo, un messaggio positivo nei confronti degli altri. In cambio ti diamo, e ovviamente qui tra le varie strategie dico sempre, dobbiamo essere in grado di dare un omaggio, quindi la legge della reciprocità dice questo, quindi questo è anche marketing etico, no? Nel senso che non chiediamo, quindi non pretendiamo senza dare nulla in cambio. Questa è una cosa che spesso non trovo negli altri, nel senso che quando vado in un albergo, quindi faccio una gentilezza, una qualsiasi cosa, ma anche sparecchiare io il tavolo, no? Che mi viene naturale, quindi per aiutare, diciamo, i colleghi, perché so cosa significa lavorare dall'altra parte, io dico il gesto, non so, guarda, ti offro un caffè, piuttosto che, guarda, omaggiamo i testimonial di questa cosa qui, un drink, qualsiasi cosa, no? Che, cioè, non è che dovete andare in malora per, diciamo, regalare qualcosa, ma è un segno cioè, per ringraziare, quindi quella persona, quell'ospite ci ha dedicato del tempo e ci sta facendo marketing a gratis, fondamentalmente, ok? Quindi questa è una maniera molto efficace di avere nuove prenotazioni e continuamente, e fidelizzare anche le persone che sono già state da noi. E in questo periodo purtroppo quello che si sta verificando in molti casi, e sento tra ospiti che sono in giro, quando, quindi parlando con gli ospiti quando sono nelle varie strutture, quindi non mi conoscono, sono una semplice cliente, ma anche amiche e amici che mi scrivono, mi contattano, mi dicono guarda, andavamo da 5 anni in quell'hotel lì, soprattutto nella Riviera Romagnola, mi è capitato in questo periodo, e alla fine da quest'anno, per come è stata la colazione, per come ci hanno trattato, non ci tornerò più. Ho avuto modo di parlare con clienti che andavano da 30 anni nella stessa struttura e hanno detto no, quest'anno un disastro. Perché? Perché per tutta una serie di situazioni che appunto troverete anche nel libro, e il fattore umano è quello che incide di più. Più che i prodotti, credetemi, okay? Quindi penso che lo sappiate anche voi, ecco. Quindi la parte del testimonial è fondamentale per farvi avere nuovi potenziali clienti, quindi nuove prenotazioni. Qualcuno si starà chiedendo, lo scrivo anche nell'ebook, ma se qualcuno non vuole essere intervistato, fa niente, non abbiamo bisogno di tutte le persone che vengono intervistate, delle persone giuste abbiamo bisogno, ma c'è un'altra strategia che troverete sempre nell'ebook per coloro che non vogliono, diciamo, farsi video intervistare. Quindi qui c'è la parte foto o il libro, il famoso, insomma, guest book, che può essere molto utile da pubblicare coi social, ecco. Quindi questa è una cosa, insomma, che una delle cose che potete trovare a livello di nuovi cognome. Cosa ne pensate di questa strategia del testimonial, quindi nominare degli ospiti particolarmente entusiasti che possono fare da veicolo per trovare nuovi ospiti? Quindi chi vuole una strategia? Questi sono corsi che puoi fare online. Corsi. Questa qua chiacchiera è appunto la sua, e tu devi, cioè, se vuoi partecipi. Grazie, qualcuno che ha magari l'audio aperto. E se qualcuno vuole, appunto, come trovate questa strategia del testimonial, quindi come trasformare gli ospiti in testimonial per le nuove prenotazioni? Only the brave, dai, su quel, non fate timidi, chi vuole intervenire, diciamo, via il microfono e intervenite pure, quindi con o senza videocamera, non c'è nessun problema. Allora, buonasera, sono Roberto Dicas da Roma. Roberto, l'idea, non so se okay, mi sentite sì, bene, che ho qualche problema col microfono. Roberto, vai.
E, beh, sicuramente è una buonissima idea, anche perché è un modo nuovo di coinvolgere il cliente, non per tutti, come dicevi tu, giustamente, perché c'è chi non gradisce magari gli sponsor, però c'è una buona percentuale di persone che invece vogliono questo. E invece della classica recensione scritta, è sicuramente un modo sicuramente più coinvolgente e immagino che arrivi molto, molto di più a chi ai destinatari. Ok. Visitori, i siti dei nostri social e contatti. Sicuramente può essere una buona cosa. Un'idea. Ok, perfetto. Poi, anzi, per chi vuole, diciamo, sperimentare questa cosa, quindi potete poi contattarmi in questi giorni, provate già domattina, quindi se siete in struttura, provate questa strategia e nel momento in cui funziona, avete fatto il vostro primo video, la vostra prima video intervista, scrivetemi o pubblicatela sui social, mi taggate in modo tale che raccontiamo anche questa di storia. Quindi troviamo sempre nuovi spunti e nuove soluzioni. Valeria Bertoli ci sta scrivendo... ci ha provato ma mi inibisco, lo so, ti conosco, sto usando un metodo diverso, quindi anche qui per chi ha difficoltà nel chiedere certe cose ai clienti, quindi fare le foto e poi un collage con foto e la recensione del cliente, che l'ha fatta su Google o su TripAdvisor o sul loro Facebook, quindi facendo un collage delle foto delle persone e delle recensioni insieme, questo è un modo, anche quello invece della video intervista, per trasformare gli ospiti in testimonial. Quindi anche questo, per chi si inibisce di più su questa parte, c'è sempre la soluzione B. Quindi non ci sono scuse, non ci sono scuse per nessuno, quindi le cose si possono fare. Vediamo un attimino adesso, proviamo con la ruota delle esperienze, vi condivido un attimo giusto questa immagine, vediamo un po' se ce la faccio con con il Mac qui. Francesco Nigro, quindi, che insomma prende il posto un attimo di Alessandro, che si era candidato per conto del gruppo degli albergatori di Roma. Poi voglio, diciamo, mi piacerebbe fare questo giochetto con una donna invece, se c'è del settore extra alberghiero, bene, così prendiamo uno e uno per par condicio. In questo caso, quindi, come possiamo raccontare la breakfast experience, quindi la nostra colazione, attraverso i cinque sensi? Molte volte siamo abituati quindi a usare o a parlare delle nostre esperienze ricordandoci un qualcosa, quindi con la vista, se si tratta di cibo ancora quindi riusciamo a parlare di gusto. Difficilmente usiamo gli altri sensi, quindi l'olfatto, l'udito e il tatto, anche quello, no? Quindi Francesco, ci sei? Sei pronto? Sì. Allora, vediamo un po'. Ti serve che ti lasci questa slide qui o tolgo la condivisione? Io seguo te, Concetta, quindi è una cosa... conduci, esatto. Conducimi. Francesco non sa nulla, no? Quindi insomma, no. Ma intanto neanche Alessandro sapeva nulla, no? Quindi voi avete... Sono la Gaia. Esatto, siete stati comunque fra quelli che hanno ricevuto in anteprima i vari contenuti, ok? Però insomma non vi siete ancora messi, diciamo, a giocare con la ruota delle esperienze attraverso i cinque sensi. Quindi qui, intanto cerchiamo di capire com'è adesso la nostra colazione, quindi immagina di dover parlare a un pubblico, quindi ovviamente questa è una strategia che possiamo adattare sia a livello video che a livello di scrittura sui social, quindi indipendentemente. Ma intanto cerchiamo di fare uno storytelling tale per cui tu sei qui che ci devi convincere tutti quanti a venire nel tuo hotel a fare colazione, no? Quindi l'effetto wow. Prova un attimo a ricordarti, quindi io ti guido, ti faccio un po' da storyteller coach, sì. Così, e vediamo un attimo che cosa si vede quindi nella tua colazione. Che cosa si vede nella mia colazione? Si vedono prodotti freschi del territorio, si vedono prodotti che sono ogni giorno differenti, quindi si vedono prodotti che fondamentalmente sono quelli che vorrebbe vedere il cliente, perché sono scelti direttamente dal cliente. Ok, proviamo ad andare un po' più nel dettaglio. Immagina di essere un ospite, quindi ogni tanto, allora, mettiamoci diversi cappelli, no? Quindi mettiamoci anche il cappello dell'ospite, quindi non siamo alberi, alle volte dobbiamo uscire dal corpo dell'albergatore, no? Quindi vediamo un attimino da ospite, quindi fai finta di vedere il tuo buffet, quindi che cosa stai vedendo in quel momento? Sto vedendo, da ospite, sto vedendo una serie di prodotti ben organizzati, interessanti, diversi.
che come posso dire? Immagina come lo descriverebbe un... Allora, tu sei stato anche ospite, no? Prova a immaginare, non so, magari se qualcuno vuole aiutarlo, no? Quindi qualcuno... Ti aiuto. Qualcuno all'aiuto del pubblico, qualcuno che faccia più le parti dell'ospite, no? Quindi giochiamo un po' su questa cosa. In questo caso, quindi, vediamo un po', cioè, chi è che lo aiuta? Vediamo un po'. Quindi da ospiti, cosa vorreste trovare? Quindi cosa vorreste vedere sul buffet? Immaginiamo un buffet. Cioè qualcuno non funziona... Vediamo un po', Dora, vuoi aiutare tu? Fai la parte dell'ospite. Una tavola invitante, colorata, variegata, che però mi dia dove ci siano i prodotti del territorio. Quello secondo me è veramente importante. Questa è stata un'esperienza molto particolare, sono stata in una struttura extraalberghiera in Sicilia, la mia terra, in provincia di Pozzallo, e la cosa carina è stata che il proprietario ogni mattina portava in ogni tavolo i fichi d'India appena raccolti, fichi e i meloni gialli, e poi agli ospiti che non conoscevano il frutto del fichi d'India, c'erano anche gli ospiti stranieri, la faceva vedere come si tagliavano e come si mangiavano, come un arancino che si devono sciogliere in bocca. Questa è stata un'esperienza molto particolare che mi è piaciuta tanto. Torniamo a Francesco un attimo, quindi immaginiamo sempre di vedere quindi con gli occhi, quindi parliamo anche di colori, quindi vi do intanto degli spunti, quindi che cosa, come possiamo raccontarla? Quindi sul buffet troviamo un certo tipo di prodotti del territorio, quindi volendo ovviamente si può diciamo adattare questo format a un singolo prodotto, a un'esperienza o a un qualcosa di più ristretto, quindi a seconda di qual è l'obiettivo, dobbiamo sempre porci la domanda: quale obiettivo voglio raggiungere, oppure comunque che cosa voglio trasmettere, quale parte della colazione voglio raccontare, no? Quindi immaginiamo quindi di vedere, può essere la sala, può essere il prodotto, possono essere anche le persone, ok? Quindi andando un attimino avanti, quali profumi, no? Quindi raccontiamo, quindi quali profumi si sentono nella tua sala colazione, ma anche se non sentiamo alcuni odori o profumi, quali odori o profumi voglio che sentano a questo punto? Quindi queste, diciamo, domande un po' al futuro, quindi in questo momento non si vede questa cosa, non si odora quest'altra cosa qui, può essere quindi uno spunto per me per pensare a che cosa inserire di nuovo di diverso, quindi in quest'ottica qui serve anche la ruota dell'esperienza attraverso i cinque sensi, quindi prova a immaginare, quindi che profumi si sentono quindi? Beh, il profumo principale è quello del pane, perché avendo il pane che ci viene consegnato fresco tutte le mattine, caldo, quella è una cosa che sicuramente c'è, è una cosa che, specialmente la mattina presto, cioè quando viene consegnato, okay. Questo è il profumo che caratterizza sicuramente la sala, generalmente. Okay. Andiamo veloce, nel senso che quindi questo, diamo degli spunti dell'input, quindi immaginiamo se noi abbiamo una situazione di questo tipo, perché non raccontarla quindi sui social e quindi in un certo modo? Passando al discorso suoni, quindi cosa sentiamo, cosa sentono i nostri ospiti, o che può essere, diciamo, l'atmosfera, può essere la musica, può essere il suono del silenzio a volte, no? Quindi che è un suono bellissimo, se, diciamo, magari fatto in un contesto di, diciamo, natura, all'aperto, quello sì. Per chi magari non mette la musica in albergo, nella propria struttura, di solito non sono molto d'accordo, lo sconsiglio, perché diventa un po' triste fare colazione con un silenzio così, che non, soprattutto se l'atmosfera non è particolarmente accogliente. Nel tuo caso, Francesco, quindi cosa ci puoi raccontare del suono? Nel mio caso c'è una musica di sottofondo. Musica di... Quindi le mattine, sì, prima che inizia la colazione, noi mettiamo una playlist che abbiamo creato, che accompagna insomma tutto il momento della colazione. Ok, beh, sappiate che l'esperienza del suono è una delle cose più belle che possiamo dare agli ospiti, dobbiamo fare la scelta giusta, ecco, quindi vi prego, non mettiamo telegiornali o non mettiamo magari la musica rock alle 7 del mattino, per esempio, insomma, mi è capitato di ogni anche su questo. E magari scrivete nella chat se... siete particolarmente forti su uno di questi sensi, no? Quindi che vi sentite
che magari state realizzando in questo momento. Io sono forte sul, non so, il senso dell'udito. Ho seguito una struttura qua a Milano, cioè il Milano Scala, che diciamo ha il violinista, comunque un musicista al mattino che suona dal vivo, no? Quindi per esempio qui da lì sono rimasta veramente impattata da questa experience stupenda. Quindi adesso non dico ovviamente che tutti dobbiamo avere un violinista o comunque un musicista in struttura, pensiamo quindi a che tipo di esperienza posso fare tenendo conto dell'aspetto suono-musica. Il gusto, che cosa, velocemente, una cosa che secondo te possiamo raccontare, Francesco, della tua colazione che possa ricordare il gusto da effetto wow. Interessante questa, gusto effetto wow. Sostanzialmente noi cerchiamo un po' il gusto in tutti i prodotti, anche in quelli, nei cosiddetti affettati, come dici tu, non è che compriamo qualunque affettato, li cerchiamo di qualità, cerchiamo dei prodotti tipici, quindi il gusto secondo me lo si trova in molti dei prodotti che noi mettiamo, non saprei dire uno specifico, ecco, anche perché cambiano, non sono tutti gli stessi giorni gli stessi prodotti, ecco. Beh, possiamo raccontare quindi, diciamo, ciclicamente, e immaginiamo di raccontare un prodotto che può essere una brioche al cioccolato, può essere una torta salata, una torta fatta in casa. Ogni prodotto ha un gusto, no? E quindi proviamo, molte volte noi facciamo fatica, vedete quanto è difficile, insomma, non siamo abituati, no, a raccontare le cose con attraverso i cinque sensi, e anche il gusto non è comunque un senso semplice da spiegare. Molte volte il mio suggerimento, anche qui un'altra strategia, è chiediamo agli ospiti come racconterebbero quel prodotto, quel gusto. E nel momento in cui noi impariamo a usare il linguaggio dei nostri ospiti, riusciamo quindi a entrare più in empatia, e anche qui sui social facciamo bingo anche su questo, no? Quindi non raccontiamo le cose in modo tecnico a volte, perché abbiamo questa deformazione professionale, ma le raccontiamo attraverso il linguaggio degli ospiti, quindi anche questa è una cosa importante. Infine il tatto, così uno dice ma Il tatto solitamente è una delle cose più difficili, quindi che tocco qua, no? Quindi come posso raccontare il tatto per la colazione, Francesco? Che cosa ti può venire in mente? Il tatto, i cornetti. Ok, cornetti. I cornetti, perché i cornetti si percepisce quando sono fragranti oppure quando non lo sono. E questa è una cosa personale che io gli faccio molta attenzione. Toccando un cornetto già capisco la qualità del prodotto. Almeno questa è una cosa mia personale, ecco. Perfetto. Allora, ok, adesso c'è una donna che si presta un attimo su questo. Ah, per il gusto e per una serie di cinque sensi, io dico sempre, usiamo il requisito numero 17, usiamo, nel senso di coinvolgiamo i partner, i produttori del territorio, i nostri fornitori, perché grazie anche a loro possiamo raccontare ancora meglio questa esperienza della colazione. E una donna velocissimamente con cui giocare, chi è che si presta? Fatevi vedere, donne. Se no, chiamo io. Faccio come a scuola adesso. È triste questa cosa qui dello schermo, mannaggia, che non... Vi nascondete tutti. Allora, tipo, vi do 3 secondi, se no scelgo io a caso. Diamo un po' una donna, in cerca di challenge. O se no un altro uomo che invece dice, vabbè, mi butto io adesso. Volete approfittarne? Per i feedback in diretta? Se no prendo Adriana dell'hotel Ambient Hotel, dell'hotel Perù, scusa, del gruppo Ambient Hotels. Se no Ivana Natali, vi sto chiamando tutte. Ivana, ci sei? Innanzitutto Francesco, per la tua esperienza adesso col challenge, che chiaramente insomma... Ivana dice no, ti prego, ha paura, aiuto. Tranquilli, non vi metto il voto, come avete visto. Francesco, scusami, che cosa hai imparato innanzitutto da questo tipo, insomma, di challenge così al volo, da questa strategia, e cosa hai imparato anche da te stesso? Quindi che nuovi spunti hai avuto? Non ti si sente, c'hai il microfono. Nel frattempo, se vuole anche intervenire Dino De Riso, vai Francesco. No. Dicevo, ci sono delle cose che uno non pensa e che dovrebbe approfondire in realtà, che non si sofferma, ecco, come queste cose che abbiamo affrontato adesso noi. In realtà sono spunti di riflessione e spunti di miglioramento. Ok, perfetto. Qualcun altro che vuole scrivere un attimo che cosa vi ha colpito di questo esercizio? Nel frattempo che andiamo avanti.
Concedi sono di turno. Ok, niente, Adriana è in turno. Ok, avete la scusa che state lavorando anche, quindi per quello non vi fate vedere. Allora, innanzitutto chiedo a Giulia, Giulia Motta, nel frattempo un attimino di scrivere anche i miei riferimenti. Non abbiamo ancora finito, insomma, anche ancora poco. Vorrei che si fa... C'è ancora Paola Cane? Allora. Scrivi pure intanto i miei contatti in chat, quindi il canale YouTube dove possono vedere una serie di, diciamo, approfondimenti vari. L'ebook, vi dico anche che è un mix fra alcune cose che trovate scritte e altre risorse che trovate anche, diciamo, online. Quindi in realtà non è... non trovate strategie che vanno bene solo in questo periodo, trovate delle strategie alla fine sempre verdi, no? Quindi la ruota delle esperienze, per esempio, non è una cosa che potete usare solo adesso e poi basta, no? Diciamo che questo ebook non scade come lo yogurt, va bene? Mettiamola così, ecco. E, qui vorrei approfittare un attimo per ringraziare alcune, diciamo, realtà, nel frattempo che qualcun altro si prepara, che in realtà sono amici, sono partner, quindi abbiamo lo Smart Design Hotel, abbiamo la Ghirelia Viaggi, abbiamo l'Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza, FAS Italia per quanto riguarda l'attrezzatura per il breakfast, Francesco De Leo con il panno da visita, lo zio Mike che, diciamo, in arte è zio Mike ma è Michele Tribuzio, è un mental coach che è stato anche il mio mental coach, che insomma mi ha aiutato in diverse situazioni, il GAR, quindi i giovani albergatori di Roma, Mia Solution con Paola Cane, non so se ancora qui ho dovuta scappare, Media Teleradio con cui collaboro che mi permette di, diciamo, portare in giro la cultura, le informazioni e le interviste a professionisti come voi, insomma, per il mondo dell'Unconvention Hospitality, Solidus abbiamo visto, Hotel Domani Beyond The Magazine, quindi è una rivista che potete trovare in diverse strutture ricettive che parla anche di comunicazione e di inclusione, ecco. Abbiamo Progress Group, abbiamo OspitaMe e abbiamo la community di Vivere Turismo, diciamo per quanto riguarda anche il mondo extraalberghiero, Banco Alimentare ovviamente, Rinascita Digitale e poi, allora qui, gli altri amici, mettiamola così, quindi la IAT, sempre di Cernobbio, l'Accademia Internazionale Turismo Ospitalità, l'Associazione Spagnola di Enoturismo, e poi abbiamo gli spagnoli della Coan Consulting che riguarda, diciamo, le esperienze di turismo responsabile, sostenibile, la World Food Travel Association e poi anche Strategia e Responsabilità che grazie a loro con il mercato spagnolo abbiamo provato anche, diciamo, come trasformare gli operatori del settore in ambasciatori del territorio. Abbiamo avuto, insomma, un'esperienza molto interessante ed è per questo che supportano e promuovono queste tematiche. Ci ho tenuto un attimo a, diciamo, presentarvi loro perché ognuno di loro ha messo qualcosa, un omaggio per i lettori di questo ebook. Quindi troverete chi, non so, dà un altro ebook in omaggio, chi una sessione gratuita, qui la possibilità di essere contattati, quindi una serie di soluzioni, quindi tale per cui ognuno ha messo del suo e ha deciso di donare qualcosa. L'ebook, ecco sì, Claudia Ferrero, dove troviamo l'ebook? Ecco, grazie per la domanda, assolutamente ci tengo a dirvelo, al più tardi, tra domani e lunedì, sarà disponibile su una piattaforma, ecco, quindi ovviamente abbiamo tutti i vostri indirizzi mail, se siete qui dentro. Sì, scusa, ero di là, ho telefono di là. Martina, non mi sentite? Si sente a scatti. Ah. Adesso in realtà si sente meglio. Ah, ok. Non so, non ho toccato. Forse è rientrata. Sì, adesso io sento quantomeno. Ok, va bene, grazie. Nel momento del clou, esatto, Valeria, sì, nel momento clou la tecnologia ci abbandona. Luciano, poi magari fatti vedere anche tu un attimo prima di andare via.
anche là era appunto un'associazione interessante. L'ebook vi manderemo un'email per scaricarlo, sarete fra i primi in assoluto, fra domani e al più tardi lunedì, ma pensiamo già entro sabato di riuscire a fare tutto. Stiamo preparando le ultimissime cose con, diciamo, le ultimissimi, diciamo, amici che stanno donando qualcosa e quindi vogliono entrare nell'ebook anche loro per dare un altro contributo in più, quindi quello comunque ci fa piacere, ecco. Come sfida, quindi avete i miei contatti anche qui nella chat, dovreste avere tutti anche il mio numero di telefono, sennò Giulia mette anche il mio numero di telefono tranquillamente, che diciamo molto più immediato come cosa. Allora di challenge io vi chiedo, quindi avete, diciamo, 48 ore per fare questa sfida, per utilizzare la ruota dei sensi, ecco. Quindi provate a scrivere un post, può essere su Facebook, su Instagram, insomma questi sono i post, diciamo, i social principali che so che usate. Instagram lo preferisco, sono sincera, insomma, quindi diciamo lo preferisco un po' più a Facebook, ma non importa, l'importante è che diciamo comprendiate il meccanismo, no? Quindi provate a giocare, provate a lanciarli. Quindi vi chiedo di raccontare una esperienza della vostra colazione, una parte, un prodotto, quello che volete, diciamo vi do carta bianca, mettiamola così, in cui raccontate la vostra colazione, mi taggate e se avete anche una storia da raccontare, diciamo, scrivetemi a livello di indirizzo email, quindi se ritenete di avere una colazione di successo, candidatevi per essere video intervistati, quindi le video interviste potete vedere già qualcosa sul mio canale YouTube, verranno messe, vi ripeto, a titolo tutto gratuito, in questa playlist dove sarete un po' dei testimonial in questo caso e quindi lo scopo è, diciamo, essere dei virus positivi affinché anche altri, diciamo, albergatori vadano nella stessa direzione. Quindi la colazione di successo si può fare sempre e comunque e questa, diciamo, è uno dei modi per raccontarlo agli altri. Quindi, uno, se ritenete di avere una colazione di successo, candidatevi per l'intervista. Quindi, magari Giulia, magari scrivi in chat, uno, intervista, no? Quindi candidati per l'intervista. Due, fare un post per raccontare la tua colazione attraverso i cinque sensi, diciamo, mi taggate in modo tale che io possa darvi poi un feedback in privato su che cosa avete comunicato che va bene e che cosa potreste anche migliorare, quindi questo aspetto qui. Tre, nell'ebook troverete anche due, diciamo, omaggi da parte mia, ve li dico qua in anteprima e anzi voi che siete, diciamo, nella parte live avete il diritto di precedenza, mettiamola così, avete a disposizione una sessione strategica gratuita di un'ora insieme a me per, che si chiama Disegna la tua breakfast experience di successo, dove individueremo i punti forti della tua colazione e che cosa migliorare, quindi faremo chiarezza su alcuni aspetti e individueremo i primi step da fare. Quindi c'è la possibilità di rientrare nel programma Rinascita Italiana e continuare questo, diciamo, questi mesi per vedere chi sta facendo le cose in un certo modo. L'aspetto di sostenibilità rimane, diciamo, rimane sempre importante e anche qui, se nelle vostre storie c'è la parte ecosostenibilità anche plastic free, raccontatecelo perché, diciamo, avrete una marcia in più anche questo, ecco. Saltato di nuovo, mi sentite adesso? Mannaggia. Sì, sì, okay. Ora sì. Grazie Giulia, ok. Quindi, allora, chi vuole intervenire un attimo adesso per, diciamo, raccontarci la sua sulla parte colazione, un attimo, di come la sta facendo in questo momento. Quindi, chi vuole raccontare la sua colazione da effetto wow in questo momento? O comunque, se secondo voi è abbastanza buona, diciamo, ok? Come esperienza. Cinzia? Cinzia Ferodisco, tu vuoi? Luciano Manunta, tu ci sei ancora? Scrivete nella chat per chi, diciamo, so che qualcuno lo so che sta lavorando. Ci sono. Di cose che sono state fatte in questo momento. Non so se Dino c'è ancora, non va più. Mi sentite? Martina, mi sentite? Ah, ok. Ora sì. Okay, sì, c'è okay. Stato un momento di... che si chiama okay. Scatti. Mannaggia. Eppure c'è la connessione altissima qua a Milano. Capita anche qua.
E quindi quali sono le cose che vi hanno fatto pensare di più, no? Quali sono i momenti, quindi questa cosa mi ha fatto pensare o questa cosa la voglio implementare, per esempio. Quindi scrivetelo pure nella chat se non potete parlare. Quindi qual è il vostro aha moment? Paola Cane c'è ancora, anche lei? No, mi sa che Paola è andata via. Ok. Luciano, quindi chiusura, quindi salutiamo insieme. Vediamo sì, se sono. Riesci a farti vedere. Allora, aspetta, vedo se riesco. Certamente sì, spero. Uno, due, tre. Ci siamo, okay. Eccoci. Con sto sfondo fantastico. Visto? Guarda. Allora Conci, io ti ho ascoltato. Buonasera a tutto, buonasera a tutti anzitutto. Ecco già uno scioglilingua. Allora, oggi ho scoperto che Concetta è umana. Anzi, non è umana, è robotizzata. Ogni tanto praticamente partiva sta voce assolutamente incomprensibile. Allora, il grosso problema per chi conosce Conci è che quando ti viene a trovare in albergo, inevitabilmente ti rifà fare tutto quello che ti aveva consigliato la volta precedente, perché lei è sempre avanti, è sempre avanti. Ed è un macello comunque starle dietro, però è sicuramente molto... è sempre molto istruttivo sentirla, un po' perché mette a disposizione di tutti e quindi condivide in maniera fantastica tutte le nuove conoscenze che scaturiscono anche attraverso questi suoi percorsi. Io non posso che ovviamente essere in totale accordo con quanto Conci ha detto e soprattutto con quanto ha scritto, perché ho letto in anteprima alcuni passaggi e li trovo assolutamente illuminanti, quindi assolutamente consigliabile. Dora, mi guardi con uno sguardo perplesso. Allora, che cosa posso dire? Ecco, Giuliana Malaguti, poi faccio l'ultima chiusura con te di Banco Alimentare, poi spiego il perché. Ok, dimmi Luciano, vai, dici. No, io davanti alla Malaguti io mi metto in silenzio, ascolto, perché il Banco Alimentare ha la priorità assoluta. Okay. Sto zitto, grazie, buona serata a tutti. Mi sentite? Sì, adesso sì. Okay. Ok, scusate, no, perché si vede che abbiamo delle congiunzioni astrali negative dal punto di vista delle connessioni. Oggi a Milano non sappiamo cosa succede. Quindi, infatti, no, io dico solo, diciamo, una frase che sembra quasi uno slogan, però molto semplice, che è di fatto poi il cuore di quello che io ho trovato davvero significativo e interessante leggendo l'ebook, che è poi questo, cioè il fatto che questo ebook tratta in modo molto, come dire, semplificato, leggero, ma se lo può permettere perché è figlio di studi molto approfonditi, di uno sguardo molto attento sulla realtà da parte dell'autrice. Che cosa ci ha colpito? Ci ha colpito il fatto che oggi, in modo particolare, promuovere... Non mi sentite? No, ti sembra, non ti si vede, non so se... Ah, ok. Scusate, no, vediamo se riesco, se adesso riusciamo, se adesso funziona, sì. Sì. No, ok. Sì. No, quello che dicevo era che di fatto quello che secondo noi è proprio va nella direzione dell'innovazione, ma a maggior ragione dopo quello che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, il fatto di riuscire a tradurre dei contenuti teorici in azioni molto semplici alla portata di chiunque. E questo è possibile grazie sia a un linguaggio semplificato, sia perché effettivamente tutto quello che noi, tutto quello che il libro suggerisce, una volta che uno lo legge dice, caspita, ma non ci avevo pensato, eppure era lì davanti ai miei occhi. Per cui la cosa che secondo me è davvero interessante è che è la percorribilità, la fattibilità dei suggerimenti, che poi risultano essere vincenti nella nostra quotidianità, cioè in quello che facciamo. Per cui io suggerisco di leggerlo perché è anche davvero piacevole e di lettura... di piacevolezza, ma è una questione proprio di utilità, ma anche di praticabilità dei suggerimenti che vengono dati, nel senso che si possono mettere facilmente in pratica, basta volerlo, giocandosi una responsabilità in prima persona, nel senso che ognuno di noi può fare veramente la differenza. Ok, io vi ringrazio, quindi se nel frattempo qualcun altro vuole scrivere che cosa vi portate a casa da questa presentazione di oggi, quindi vi chiedo scusa, mi spiace per questi problemi
di connessione tecnici, non so che cosa succede oggi a Milano, solitamente con tutti i webinar che abbiamo fatto è sempre andato, ogni tanto c'è sempre qualcosa, come tutte le cose, no? Ma l'importante è provarci, no? Quindi siccome lo scopo è quello di fare una sorta di tour in giro per l'Italia, che si tratti di virtuale o anche live, quindi se ritenete di essere voi interessati o avere contatti per portare in giro per l'Italia queste informazioni, queste strategie, niente, mi contattate anche qui, così vediamo di organizzare dei tour più o meno virtuali, più o meno live, in modo tale da, diciamo, diffondere questa mission nel dare esperienze uniche e indimenticabili per la colazione, in questo caso soprattutto al tempo del Covid, mettiamola così, va bene? Qualcun altro, non so, infine vuole fare qualche domanda, qualche considerazione, siete liberi di farlo, altrimenti ci salutiamo qui. Immagino c'è qualche volontario, vai. No, volevo soltanto insomma ringraziarti, Concetta, anche a nome di Anita, che come sai non è presente, ha avuto un imprevisto, ma ci teneva tantissimo insomma a partecipare, e ringraziarti per l'opportunità data a noi e a Giulia, che insomma ha avuto l'opportunità di collaborare con te a questo progetto super innovativo. Quindi grazie. Per il merito di Giulia, diciamo, la copertina dell'ebook, quindi insomma vanno lei, diciamo, i meriti su questo, quindi brava Giulia, ecco, quindi grazie. Lei nella penombra. Grazie a te. Quindi insomma anche questa qui è responsabilità per i giovani, mettiamola così, coinvolgimento con i giovani. Va bene, grazie mille, e magari organizziamo un altro incontro in un altro orario magari, quindi per dare possibilità anche ad altri, e nel frattempo grazie ancora, e per me è stata comunque un'emozione in qualche modo presentare questi contenuti in questo modo anche a distanza. Ovviamente il live è tutta un'altra cosa, ma ci rifaremo, quindi avremo modo di incontrarci di persona. Mi troverete al TTG, quindi in Fiera Rimini, insomma in quei giorni, il 16 ottobre, quindi Giulia se vuoi scriverlo, 16 ottobre ore 15, quindi parlerò dello Human Factor, diciamo nella parte dedicata all'outdoor. Quindi poi insomma anche su questo, se mi seguite poi sui social, riceverete gli aggiornamenti sulla location esatta, va bene? Grazie ancora, ciao 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 ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Grazie, grazie a tutti. Ciao ciao ciao. Ciao.